Bentrovati a Modelli di Misericordia dedicata alla figura di Don Francesco Mottola. Siamo a Tropea, avete visto le meravigliose immagini che hanno introdotto questo nostro cammino nella spiritualità, nella storia, nella vita di Don Francesco Mottola, e abbiamo il privilegio di stare qui nella sua casa dove nel 1901 Don Mottola nasceva, una casa nella quale molti venivano a trovarlo per le confessioni, per avere consigli, per confidare a lui le pene, le speranze, le attese, per attingere forza e capacità di ripresa, luce che rischiara la via. Il suo sguardo luminoso e carico di profonda e inesausta ricerca di assoluto scendeva pacificante in chi lo ascoltava. La sua breve parola era sapienza che penetrava. E qui, proprio dalla casa dove nacque Don Mottola, vicino a quelli che sono gli affetti anche materiali a lui più cari, inizia questo nostro racconto. La sua istruzione fu affidata al seminario vescovile di Tropea quando aveva 10 anni. Nel 1913 un grande dolore investe la vita di Don Mottola, la perdita della mamma. Lui proseguì i suoi studi al seminario regionale di Catanzaro. Il fratello minore Gaetano morì nel 1922. I suoi studi a Catanzaro proseguirono fino al 1924, anno in cui venne ordinato sacerdote. 5 anni dopo gli fu conferita la carica di rettore del seminario di Tropea. Nel 1930 fondò la famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore. Nel 1931 è datata la sua nomina a penitenziere della cattedra tropeana. Don Mottola tenne tanto alla cultura, all'istruzione, fondò il circolo culturale Francesco Acri e diresse la rivista Parva Farilla. Ma di tutto ciò ce ne parleranno degli ospiti in questa trasmissione. Abbiamo incontrato per primo il postulatore della causa di beatificazione, Don Enzo Gabrielli, che ascoltiamo in questa intervista. Don Enzo, grazie per questa disponibilità, grazie perché apriamo con te questa prima puntata dedicata a Don Mottola, un modello da trasferire, un modello da imitare, un modello che ci riporta a parlare della Calabria come terra di santi. Sì, proprio in questo luogo dove Don Mottola ha cominciato il suo percorso di santificazione, di preghiera, era il suo tabor, il suo rifugio, ci aiuta a cogliere come la santità, soprattutto quella calabrese, trova proprio nell'aggancio con Dio, nella contemplazione, il suo primo grande riferimento. È vero che tutti i santi hanno delle caratteristiche di contemplazione, ma i nostri calabresi, pensiamo a Don Mottola, hanno come una santità costruita nella grotta, quasi come in tanti si ispirano a quella che è stata il monachesimo calabro meridionale, che ha trovato nella spiritualità del penetrare nella contemplazione il mistero di Dio. Quest'angolo di paradiso Don Mottola ha incontrato più volte Dio tradotto in quello che doveva essere la sua missione, una missione rivolta al fratello, così proprio come dice il Vangelo. Sì, ecco perché chiamavo e chiamano questo luogo il Tabor di Don Mottola, perché qui il Signore gli si è manifestato, qui il Signore si è reso presente alla sua vita di seminarista prima, di sacerdote. Lui si era ritagliato in casa questo angolo di paradiso, un paradiso terrestre, potremmo dire, perché c'ha un affaccio sull'orizzonte, sul mare, che lo aiutava ad ispirare, ma il vero mare sul quale Don Mottola si è sempre affacciato è stato il mare di Dio, l'oceano del suo amore. Attingendo a questa esperienza, piano piano ha costruito il suo percorso di santità, che ha toccato il suo sacerdozio, ha toccato la sua missione di parroco, di direttore spirituale, e anche poi la sua malattia diventava il quadro contemplativo, così come è stato per gli apostoli di Gesù. Saliti sul Tabor hanno fatto esperienza della bellezza di Dio, tanto da dire a Gesù: restiamo qui. E Gesù stesso poi diceva ai suoi
amici, scendiamo a valle perché lì dobbiamo trasferire questa esperienza che abbiamo fatto. E la santità è questo, non è essere persone estraniate, non è essere supereroi, ma persone che hanno visto, hanno fatto esperienza del suo amore, della sua misericordia e poi scendono a valle per raccontarlo ai fratelli. Lorenzo, tu stai seguendo il percorso di postulazione, ecco, di Don Mottola, nei limiti in cui chiaramente puoi esprimerti. Cosa dire soprattutto, ecco, a chi ci sta seguendo, a quelle persone che incarnano la missione di Don Mottola nel quotidiano, quelle persone che vivono anche questo momento come un'ulteriore grazia di Dio? La causa di beatificazione e canonizzazione di Don Mottola, che è cominciata oltre 30 anni fa, ha avuto un primo momento, un primo culmine il 17 dicembre del 2007, quando la Chiesa ci ha detto che questo sacerdote calabrese, è una perla del nostro clero calabrese, può essere venerato, è stato dichiarato venerabile da Papa Benedetto XVI. Oggi siamo in una seconda fase, stiamo aspettando il segno dal cielo, stiamo aspettando che la Chiesa riconosca una delle tante grazie a lui attribuite, e un presunto miracolo è già in fase romana, è stato presentato alla Congregazione dei Santi affinché, valutando l'inspiegabilità eventualmente scientifica dell'evento e poi l'intercessione attraverso i teologi, la Chiesa ci possa dire che grazie a questo segno dal cielo Don Mottola può essere dichiarato beato. A chi lo guarda con grande devozione, con grande fiducia, prima di tutto la famiglia Oblata, le sue figlie, i suoi figli sacerdoti e laici che ne seguono le orme, il richiamo a quella traduzione dell'amore di Dio nella carità che lui ha saputo fare. Lui, contemplando il crocifisso, vivendo il mistero della croce nella sua carne, quindi come offerta, lui si definiva una lampada che arde, una lampada accesa, e la lampada si consuma gradualmente, si consuma piano piano, lui ha saputo tradurre poi in quella ricerca dei poveri, degli ultimi, nei tanti tuguri di Tropea che erano i luoghi delle povertà, come oggi dice Papa Francesco, uscite per cercare i fratelli scartati, messi da parte, rifiutati. Ecco, Don Francesco li ha saputi cercare nei tuguri di Tropea, quelli che lui chiamava i nullo d'umun, quelli che non contano nulla, che non contano per le cronache, non occupano gli spazi dei giornali. Li ha saputi cercare e mettere al centro della sua vita sacerdotale e della sua opera di carità. Oggi tocca a noi cercare quelli che sono gli ultimi del mondo, quelli che nessuno considera. E magari non saranno più nei tuguri, che oggi sono diventati dei bellissimi locali di Tropea, sono stati rivalutati per attività commerciali, di ristorazione. Ci sono però altri ultimi, che sono i migranti, le persone sole, le nuove povertà. Le nuove povertà verso le quali Papa Francesco ci sta indicando la strada. E questo sacerdote è quanto mai attuale per noi sacerdoti calabresi, per le nostre parrocchie, per la famiglia Oblata. La direzione è questa: contemplare Dio, farne esperienza nei luoghi meravigliosi, con l'aiuto anche della natura, che lui ha saputo cantare da poeta, ma per poi cantare i capolavori di Dio, che sono gli uomini, soprattutto i sofferenti. Grazie, grazie Don Enzo. Ci lasciamo con una promessa, che è quella che facciamo ai telespettatori, che ci rivedremo nell'ultima puntata. Va bene? Certamente. Grazie mille. Ringraziamo Don Enzo Gabrielli, che incontreremo alla conclusione di queste cinque puntate dedicate a questa figura di santità della Calabria e non solo, una figura che ci porterà a parlare di carità, di amore verso la propria terra, amore verso il creato, ma iniziamo sentendo proprio nel tema della prima puntata, la ricerca di santità, le parole di Don Mottola. Rinnovo, con fiducia sconfinata in te, Gesù, cuore del mio povero cuore, tutti i miei propositi, come quando 9 anni fa ero sulla sponda del mio sacerdozio. Voglio, con la tua grazia, farmi santo e ti chiedo, come nell'aurora, amore e immolazione, e poi anime,
Eccomi Gesù. Ancora soffrire, tacere, godere, dimenticarsi. Queste straordinarie parole ci fanno comprendere la dolcezza, l'amabilità di Don Motto, la fede, la sua ricerca di Dio. E a tal proposito abbiamo incontrato un sacerdote, Don Bruno, che ci racconta tutto ciò ed altro in questa intervista. Eccoci, Don Bruno, buongiorno e piacere. Tanto piacere. Allora, Don Bruno, Don Motto l'ha accompagnato nel suo cammino sacerdotale. Ora lei accompagna i figli prediletti di Don Motto con un'attività di formazione che è veramente importante per comprendere, ma anche mettere in atto il carisma di Don Motto. Sicuramente la figura di Don Motto è stata nel tempo della mia formazione uno dei criteri di ispirazione, uno dei modelli sacerdotali a cui guardavo, grazie a questo diario che un'oblata, che adesso ecco, è morta da qualche anno, Nunziatina Chizzoniti, mi regalò proprio appena mi conobbe. E questo diario sul mio comodino mi permetteva di attingere direttamente a questi brevi pensieri, ma molto profondi, di Don Mottola e di Don Francesco Mottola, dando ecco, un sapore anche prettamente calabrese alla mia tensione sacerdotale, perché nella vocazione sacerdotale diocesana è fondamentale anche innamorarsi delle povertà e delle ricchezze del nostro territorio, delle caratteristiche antropologiche umane della nostra gente e quindi calare nella nostra storia con le sue ricchezze e le sue ferite ecco, la bellezza e la novità del Vangelo. Quindi in tempo di formazione ho attinto particolarmente a questi scritti che mi infiammavano e rimanevano profondamente immersi nel mio cuore. E poi nel corso poi della mia esperienza sacerdotale mi è stato chiesto di accompagnare le oblate in formazione nel loro percorso di verifica della vocazione e quindi ho avuto l'opportunità di approfondire ancora di più il carisma che si fonda su una parola, su un'espressione fondamentale appunto, usque ad sanguinem, la totalità di un dono che arriva allo spargimento, all'effusione del sangue. E chiaramente in un momento storico e culturale in cui ci si fa tantissimi sconti, l'eroismo di Don Mottola, la santità di Don Mottola, diventa una provocazione particolarmente forte, soprattutto in tempo di formazione. Luoghi come questi aiutano anche affinché questa formazione possa essere pregnante con le persone, possa rimanere dentro. Sì, Don Mottola aveva un particolare sguardo sulla creazione, perché riusciva sapienzialmente a cogliere nella bellezza del creato l'orma del creatore. È tipico dei santi riuscire ad unificare tutto e quindi a saper cogliere il positivo e la bellezza di Dio in ogni realtà creata, anche in quelle apparentemente più ferite. Questo luogo sicuramente con la sua bellezza paesaggistica incoraggia il silenzio, la meditazione, la contemplazione, ma parla ancora di più proprio perché è stato visitato, vissuto da Don Mottola. I santi lasciano sempre un'orma indelebile della loro personalità carismatica ovunque vadano, quindi questo luogo parla due volte, per la sua bellezza ma anche per la memoria di cui trasuda. Oltre ai sacerdoti anche i laici ci aiutano a raccontare l'opera di Don Francesco Mottola. Abbiamo conosciuto la signorina Lucia, una delle oblate del Sacro Cuore, che ci ha raccontato con grande passione, grande dolcezza, cosa è rimasto nel suo cuore
la prima volta che ho conosciuto Don Francesco Mottola. L'ascoltiamo. Signora Lucia, lei ha conosciuto Don Mottola. Sì, sì. Qual è uno dei gesti, uno degli episodi che le è rimasto nel cuore e soprattutto quello che ritiene anche didattico, educativo, trasferire a chi ci sta ascoltando? Episodi ne avrei moltissimi, quindi qui non mi metto a elencare gli episodi perché sarebbe lungo e poi... qualcosa che ha forse attinenza con la legalità di oggi, che non è molto rispettata, non lo so. Un tema molto attuale. Ecco, ricordo che una delle signorine che stava alla Marina veniva da Vibo e abitualmente scendeva a Tropea per incontrare Don Mottola. Nella foga di arrivare non ha fatto il biglietto del treno, doveva prendere il treno e arrivare a Tropea. E non ha fatto il biglietto, si è ficcata dentro perché naturalmente se no l'avrebbe perso. E quando poi successivamente incontrò Don Mottola, raccontò l'episodio, dice non ho potuto fare il biglietto e Don Mottola le disse adesso se andate alla stazione ferroviaria, fate il biglietto, poi lo strappate e lo buttate. Naturalmente questo oggi sembrano paradossi, cose non inconcepibili, però lo stile era questo. Soprattutto il rispetto verso la persona, non solo verso la legge in quanto tale come strumento dell'uomo, ma rispetto verso la persona e quindi verso Dio. Ripeto, abbiamo molti episodi che naturalmente ci teniamo in cuore come cose sacre. Grazie signora Lucia, noi terremo nel cuore sicuramente questa chiacchierata, soprattutto speriamo che a chi giunga possa generare quei sentimenti di amore e di carità di cui Don Mottola è stato e continua ad essere uno straordinario maestro. Grazie mille. Grazie a lei. Questa puntata finisce qui, il nostro tempo a disposizione è terminato, ma voglio anticiparvi ciò che sarà il prossimo appuntamento. Parleremo dell'amore verso il creato e lo faremo con una persona cara che non è più tra noi, Don Ignazio Schinella, che abbiamo avuto il privilegio, il piacere di incontrare qualche mese fa e che ha avuto modo di raccontarci tutta la passione e l'amore verso il servo di Dio, Francesco Mottola. Lo faremo dando anche spazio a dei laici perché è importante sottolineare e dire quanto Don Francesco Mottola ha valorizzato anche la figura di noi laici, per cui appuntamento alla prossima settimana e grazie per averci seguito. Don Mottola formandosi in proprio qui, a questa grotta, ma in questo seminario che lui considerava il seminario dei due mari, perché dai terrazzi è possibile vedere tutta la bellezza della Calabria, con questo orizzonte sconfinato che gli ricordava anche la bellezza della sua Tropea e lo induceva a quell'amore al creato che è stata una delle caratteristiche, delle note peculiari della sua spiritualità. La famiglia come piccola chiesa domestica è quello che testimonia anche Don Mottola nella sua vita. Io ho conosciuto la figura di Don Mottola diversi anni prima di entrare in seminario.